2.127 persone identificate, delle quali 517 extracomunitarie, 8 persone indagate, 1 arrestato, 1 minore rintracciato, 91 treni scortati, 531 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, 44 servizi di pattuglia automontata per la vigilanza agli scali ferroviari sprovvisti di presidi fissi di polizia. Sono i dati dell'attività della polizia ferroviaria del compartimento per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo, con sede ad Ancona. Polfer ha messo in campo tutte le risorse disponibili per garantire sicurezza a quanti hanno scelto il treno per spostarsi durante questo periodo di feste e raggiungere i propri cari. La sezione di polizia ferroviaria di Foligno ha denunciato poi oggi in stato di libertà per reati di oltraggio, resistenza e violenza pubblica ufficiale un cittadino italiano di 20 anni, già noto alle forze di polizia, residente fuori regione di passaggio nello scalo di Foligno. L'indagine è stata avviata subito dopo che un capotreno di Trenitalia in servizio a bordo di un treno nella tratta Roma-Ancona, fermatosi presso la stazione di Foligno, ha richiesto l'intervento degli agenti da Polfer per un viaggiatore privo di titolo di viaggio. I poliziotti intervenuti dapprima sono stati aggrediti dall'uomo con spintoni, poi fatti oggetto di pesanti insulti da parte del ventenne. L'autore del gesto è stato quindi accompagnato presso gli uffici della sezione Polfer e, dopo essere stato identificato, è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria.